compositori, questa coppia di considerazioni, è come mai tutto questo ha goduto di consenso? Perché anche qui, sì, Hitler, Mussolini erano quello che erano, ma nelle piazze si applaudivano Hitler e Mussolini, si inneggiava, li si considerava gli uomini della provvidenza. E quando gli ebrei sono stati cacciati dalle scuole, quando in una classe, in una scuola elementare, è entrata la maestra o la direttrice didattica e ha detto tu Piperno fuori, non è che si è rivoltato qualcuno, non è che i genitori dei bambini hanno detto da domani i nostri figli non vengono più. È sembrato normale, normale, perché a un certo punto le cose sembrano normali, perché a un certo punto, gradino per gradino, si scende verso l'inferno. E spesso non ci si accorge di essere alle porte dell'inferno. Si è applaudito a tutto questo, si è considerato che fosse normale che un essere umano, perché era ebreo, non potesse stare seduto sulla stessa panchina di chi ebreo non era. Normale. Normale che non si potesse avere una donna di servizio se si era di famiglia ebrei. Normale. Tutto normale. Guardate, a questa normalità, per me anormale, ci si abitua con grande facilità. E allora l'esercizio della memoria serve esattamente a questo, a non dimenticare che noi abbiamo vissuto queste due grandi, tragiche esperienze di annientamento della natura umana, negli esecutori, negli organizzatori e nei complici del più grande massacro che la storia dell'umanità abbia contemplato e nel consenso in base al quale qualcuno, parlando in nome di un popolo che poi avrebbe contribuito ad affamare attraverso le guerre che aveva provocato, si è costruito come condizione per poter realizzare delle politiche di dissoluzione. Ultima considerazione, anche questa fatta di due. La prima è questa: io sono stato, come dicevo, tantissime volte ad Auschwitz e ci sono stato con i ragazzi delle scuole, ma ai ragazzi delle scuole noi chiedevamo non solo di venire quei tre giorni ad Auschwitz, e io incontro ancora adesso per Roma, sono cresciuti, sono diventati grandi, qualcuno ha dei figli, dei ragazzi che mi dicono io sono venuto lì e quella cosa ha cambiato la mia vita. Partivano spesso come partono i ragazzi quando vanno fuori dalla scuola, un po' con lo spirito di una gita scolastica, c'era quel simpatico e allegro rumore. Poi man mano che ci si avvicinava, si vedeva il cartello, lo Svieshin, e man mano che si entrava nella zona dei campi, si faceva silenzio. E poi la notte passavano le ore a discutere, a interrogare i superstiti, i sopravvissuti. Era molto bello. Penso che ciascuno di noi abbia il dovere di andare una volta nella vita ad Auschwitz, abbia il dovere di andare a vedere lì, a sentire, perché si sente, che cosa è stata quella tragedia. Qualche anno fa convinsi, insieme ad altri, uno dei sopravvissuti che non era mai tornato ad Auschwitz, si chiama Sami Modiano, ed è un ebreo che fu preso a Rodi, fu preso con suo padre e sua sorella, sua madre era già morta, lui dice per fortuna era morta, fu portato nel campo di sterminio, fu separato da sua madre e da sua sorella gli aveva fatto praticamente da madre suppletiva, lui andava la sera a cercarla perché stava nel lager di fronte al suo, una sera decise di farle un regalo, mise dentro un panno, l'unica cosa che aveva, che era una fetta di pane, gliela tirò. La sorella lo aprì, gli fece il gesto di abbracciarlo, poi lo richiuse e gliela ritirò. E quando lui la prese, la aprì e c'era la sua fetta di pane e la fetta di pane di sua sorella. Qualche giorno dopo la sorella non c'era più. Dopo la morte della sorella anche il padre si lasciò andare e lui restò a 14 anni da solo nel campo di sterminio. Fece la marcia della morte perché appunto i russi stavano arrivando, alcuni che stavano con lui lo videro cadere e pensarono che fosse morto, lo misero nel mucchio dei cadaveri. Quando si svegliò vide
volto di una dottoressa russa che lo ha aiutato a tornare in vita. Aveva 14 anni e è rimasto da solo. È tornato nel campo di concentramento di Auschwitz insieme a noi, la prima volta è svenuto appena entrato. Da allora passa le sue giornate a raccontare la sua storia, le sue esperienze, a testimoniare ai ragazzi delle scuole. E lui, che avrebbe tutti i diritti di odiare la vita, è uno degli esseri umani più dolci, più inclusivi, più buoni, perché questa parola ogni tanto non deve far male usarla, più buoni che abbia conosciuto nella mia vita. Perché? Perché oggi si sente appagato dallo svolgere una funzione che è una funzione di trasmissione. Non lo fa il giorno della memoria. Probabilmente lo fa da quando aveva 14 anni, ora lo fa compiutamente. Io penso che ciascuno di noi, nel suo piccolo, se vogliamo evitare di diventare, come stiamo diventando, una società ammalata di Alzheimer, che non ricorda nulla, che vive in una grande confusione, alla quale si può far credere anche che gli asini volano, perché se non hai memoria, non hai coscienza, ti possono far credere qualsiasi cosa, possono parlare in nome tuo senza che tu ti ricordi che altri hanno parlato in nome tuo e non ne avevano diritto. Credo che ciascuno di noi, se vogliamo evitare questo rischio, debba fare un po' come Sami Modiano, debba avere quella stessa tenacia e dolcezza e debba tenere viva la memoria 365 giorni all'anno. Grazie.